solo la mía. Aunque me pierdan, aunque quieran volver, aunque silencio me muera, no me voy. Si es verdad que me dice que no me quiero, un paciente me pregunta a mi amor. Hai una tornata tranquilla, benedetto signore. Spingo per trattenere al più lontano possibile. Non vorrò mai più vedere un essere umano. La mia testa rotta, Lola Mora. Cosa stai facendo? Niente. Non sei arrivata fin qua con l'aria da genio. Non, maestro, no. È la pietra, maestro. È la pietra che mi parlano. E non posso. Ah, e lui ti ha sedotto con le sue manine. Ma con le sue manine, con la tua opera, la pietra, maestro. Aspetta, io non ho un buon carattere. Sono colpevole di tante cose. Sapete che andavi da lì, ti avrei avvertito. Certo. Lola, vuoi per dire che... Il barbo rimane vivo dentro. Un tempo fa. E viene giù. Molte. Quello non è difficile. Ed è anche malato. Porterà con sé nella tomba tutti i segreti della sua e delle sue. Conosco la suprema poesia. È solo quello. Allora vai. Vai con lui. Ho bisogno di contatto con la pietra, maestro. È misterioso che contatto con la pietra. Angelo, con le mani... La più bella del mondo. Ma la scultura più bella del mondo l'ha portata. Solo tua figlia. Solo tua. Voi potete cambiare la vostra volontà. Avete bisogno di un coperto che si trova nel confisco di cagnacce. Dovrete fare delle confische. Dormire la notte. Fumare.
Ma dargli sua parretta al maestro mi piace. Carmine mi parla sempre della vostra esigenza. Ascoltate, hai detto il peggiore romanaccio. L'italiano è la lingua degli uccelli. Dovresti impararlo perfettamente, perché io cerco la perfezione. Ti attardate ad alzare quel pezzo di lana. Che avete energia sufficiente. Poi intanto entrerete con noi nella bottega. Troveremo le soluzioni adeguate. E Roma. Dovete conoscere Roma come le palme delle vostre mani. Forse ci accompagnerete anche a cercare i marmi. Ed avere un buon occhio. Sono pentirà di avermi nel suo atelier, Mario. Ringrazio con tutto il cuore. Mi sei pensato quello che hai fatto. Se parlo, che è quello che pensi. Venite. Salve, signori. Mi accompagnano dei giovani poeti. E lo scrittore genese Freddy Salton, autore riconosciuto. Parla poco l'italiano. Il signore dice da dietro. Un genio, un autentico genio. Uno scrittore davvero versatile. Ha scritto il celebre racconto erotico di Giuseppina Mutebacher, la storia di una prostituta. E la favola infantile, Bambi. Gabriele D'Annunzio. Conoscete tutti? Conoscete la Mora? È Matilde, giornalista argentina. Lola Mora, suona bene. Né troppo selvaggio, né troppo civile. Lola Mora. Il vostro cuore deve essere un vulcano. Posso intuire che il vostro nome non verrà cancellato dal cuore. Grazie. Voi siete un'altra. È una bella donna. Più bella. Non potrete mai lasciarla. Non mi importerà se il vostro equilibrio, la vostra salute, o l'intera vostra vita saranno in gioco. Voi siete chiamati. Siete nata artista e morirete come tale. Gabriele, cerca la sua linea della fortuna perché fai tante cose. Bene, bene. Non è solo così. Vediamo un po'. È semplicemente straordinario. Conoscerete la gloria, ma mancate del senso del denaro. Siete un'amministratrice come me. Gabriele, dimmi seriamente se è una donna di fortuna o no. Dipenderà da lei a pensare o abbandonare il gioco quando la sua parola sarà. Il possedere lo credi. Non è il tal possesso la gioia. Prendere nel tutto l'anima di perdere. Rompi il tuo cerchio al filo, guardando la donna che ti ama. Aprite la porta, Gabriele D'Annunzio! Torna il Non tempi a aspettare, non fermare, paga! Fai certe così, canaglia! Lola, vedi che molta gente. Non ho mai pensato che potessero venire a questo. Dovrei vedere che siamo male. Sono debiti. Debiti di vita. Debiti d'amore, di gioco, loro.
io. Apri la porta! Aprite, Gabriele! Gabriele D'Annunzio! Aprite la porta nella torretta! Paga! Anaglia! Paga! Está bien, pues estaba para mí. Podíamos pasar a trabajar. Llegaron a decir que no estamos. Estábamos lejos de cualquiera. No tuve forma de encontrar los años más tarde de la casa. Para vivir mil años no me voy a morir nunca, te lo juro. Voy a inventar y voy a trabajar. Bueno. Yo te voy a llevar en todo lo que me quiero. No quiero ser la mujercita. Pero siempre... Podía caminar horas y horas por Roma, a la que conocí completamente. Las tardes se volvían infinitamente dulces, y nada pudo frenar mi pulso de vivir y de crear. Straordinaria forza di chi sei bisogno per colpire. Non vi fermate, lavorate con la pietra, parlate di necessario, respirate profondamente, riempitevi di aria, attaccate del pavimento coi piedi, unitevi al cielo e alla terra, godetevi la vostra creazione, godete molto di marmo e la pietra più enigmatica possibile. Respirate, respirate profondamente mentre lavorate, fatevi vedere. Così, così, brava. Non posso evitare guardarvi lavorando.
lavori a passi sicuri. Occorrono delle cose mentre scolpite. Insegnatevi e allontanatevi mentre lavorate, Lola. Così, c'è una prospettiva che dovrete tirare sempre. Sono me. Sono il più bello. Voglio fare una campagna, sai. Non posso pensare a te. Come immaginate? Bianca con me. Vai, con me. Amore tu. Il mio paese ha bisogno di me. Non sai di una città corrotta e papata. Guarda, guarda che povero. Mi offrescono la somma totale per la fontana, no? Io l'aiuto del generale Rocca. E fra pronto arriveranno il denaro necessario per pagare aiutanti e materiali. Voglio vedere come sai di mio piede. E potendo. Cosa significa quello? Non si fa. Non si attiva. Non perdono, succede. ¿Conoces Montevideo? Sí. ¿Puedo hablar de Montevideo? En tres palabras. Calma. Aburrido. ¿Qué es eso? ¿Cómo? 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 Buenos Aires, Montevideo. ¿Y sueño? Se quedan de la imagen, señor. Una casa, acá en Roma. Hola, esta casa es meravigliosa. Sono contento de vedervi così. Avrei potuto vivere en una casa modesta. Mangiare su piatti normali. Camminare su semplici tappeti italiani. Prendere il tè in tazzi di porcellana e buon mercato. Insomma, ho voluto divani, delle preziose, tappeti persiani, piatti giapponesi, bronzi a voi. Tutte cose inutili ma belle, che amo con una passione profonda e misteriosa. Io per te ho bisogno di te. Io capisco. Io capisco. Ma in questi giorni ho bisogno di fare. Non posso venire. Voglio portare una faccia a contatto con il signore. Ti chiedo solo di venire a conoscere. Ma non voglio che Carla sappia. Solo che più si forte. E non posso dormire la notte. Avete visto un dottore? Ah, odio i medici. Odio i medici. Non mi lasceranno finire la mia opera.
Scusatemi, la giovane andava da fonderie. Quello mi ha fatto un male. Per me è stato molto importante per conoscere. Niente sarebbe uguale senza di voi. Tengo molto da imparare di lei. Dovete curare questo dolore. Quello mi auguro. Per favore, ti prego. Mi la tratta con me. Come stai? Veo que las cosas le han ido cambiando por ti, así, pero de mucho, no como un instante de distancia. Fácil conseguir eso, Lola. Es para mí. Es para mi obra. No te lo recuerdo. Pero usted debe saber que la Argentina es la que. La gente que se siente por la Argentina. Deben pensar que solamente un hombre tiene derecho a trabajar y a ganar. No más. Ya es más que un hombre. Y después está el tema con el general Rojo. Si me permite quedar sin discusión. Pero ha tenido algo que ver con todo esto. Si tiene curiosidad, pregúntese la venta. O tiene tanto su más o menos. Me pregunto qué pasaría si algún día perdiera usted el apoyo del gobierno conservador. Si el país, Dios no lo permite, quedara en manos de los radicales o los anarquistas. ¿Qué haría usted, Lola? Sería exactamente igual, ¿sabes? Yo me encerraría en mi taller a trabajar. La gente que trabaja no tiene miedo, ¿no? La gente que trabaja no tiene miedo. Los radicales y los anarquistas terminarían por salvarme. Y yo, no tenga miedo usted. La ciudad que se enterró sola. ¿Se enterró? Pregunta de manera sencilla lo que tratarían de darme. Mire, la noche. Para que se tranquilice, quiero contar. Porque te cuida desde muy pequeño. Siempre supe que había todo lo necesario. Absolutamente todo lo necesario para mi camino. Todo lo que fuera necesario. Comprende lo que quiero decir. Quizás sea por todo eso que la reina se contando en mi vida de estar. Yo escribiré la pena. La reina quiere venir a visitarme. ¿La reina? Sí. ¿Pasa tu casa? ¿Yo? ¿No tengo ropa?
de decreto. Ay, mi Dios. Vamos a preparar el salón de entrada. Nos vamos a servir. ¿Sí? Un pañuelo. Mucho más. Quiero que se enteren en Buenos Aires. Y quiero que no falte nada. Y que salga todo perfecto. Lola, va a salir todo bien. Pensé que la reina debió visitarme porque deploraba la vanguardia. Igual que yo. La vostra creazione è forte e sarà utile per evitare la decadenza dell'altro. Grazie.